Professore, se dovesse darmi la morale della riforma costituzionale di Giorgia Meloni, insomma quella del premierato, quale sarebbe? Cioè, quale sarebbe la sintesi? Ma la sintesi è il tentativo di rafforzare il Presidente del Consiglio, che però resta Presidente del Consiglio e non diventa Primo Ministro. Cosa voglio dire? Che ne rafforzi i poteri con l'investitura popolare e il voto diretto, però lascia anche forti poteri di controllo al Presidente della Repubblica, quindi al Quirinale e al Parlamento. Che però non sceglierebbe più il Presidente del Consiglio? Ma soltanto al primo giro. In che senso? Soltanto all'inizio della legislatura, quindi dopo il voto il Presidente del Consiglio sarebbe designato dal popolo. Ma se noi andiamo indietro alle 19 legislature che abbiamo fatto, in 17 casi il Premier, il Primo Ministro, è stato il leader del partito di maggioranza, e in 2 casi invece il partito di maggioranza ha comunque indicato un nome di maggior bilanciamento. Intendo, 2018 vincono i 5 Stelle, non diventa Di Maio Presidente del Consiglio, ma Conte indicato in fondo da Di Maio. 2013 vince Bersani le elezioni e indica Enrico Letta. Quindi comunque il partito che vince le elezioni ha sempre indicato il primo governo. Poi, se cade il primo governo, sarà il Presidente della Repubblica a scegliere quale il governo possibile. Quindi niente di che poi in fondo, tanto rumore per nulla? Ma non citiamo né Shakespeare né il Gattopardo. Sicuramente c'è un certo cambiamento, che comunque il Premier è investito dal popolo e quindi assume una maggior forza. Poi c'è la clausola anti-ribaltone, ecco, cioè che gli altri governi possano essere soltanto nell'ambito dello stesso colore politico, nell'ambito della stessa maggioranza, il che significa che non potremmo vedere quello che è successo nel 2018 con prima la Lega con 5 Stelle, poi 5 Stelle col PD, poi tutti assieme, cioè avresti una linea politica. Quindi la cifra qual è? Maggiore riconducibilità del voto al governo. Quindi io voto a destra, mi trovo il governo a destra, io voto a sinistra, mi trovo il governo a sinistra. In questo senso, no, per essere proprio chiaro e grossolano. E poi dopo il primo pit stop, se andasse male, comunque si torna al voto. Dipende, o si torna, perché nei sistemi presidenziali puri, se le cose vanno male, torni al voto. In questo caso invece un sistema più bilanciato. Infatti, cioè, dopo appunto aver sostituito, dice va male il primo Presidente del Consiglio, ne scegliamo un altro dello stesso orientamento, però se va male anche quello si torna al voto. Beh certo, ma questo è successo tante volte anche da noi. Prendiamo il 1994, primo giro Berlusconi in fondo eletto, poi governo Dini per bilanciamento, non vai avanti, vai a votare. Quindi comunque non è un enorme cambiamento. Adesso Movimento 5 Stelle soprattutto, ma anche PD, anche se il PD dice vabbè, alla fine forse se ne parla troppo per distrarre dalla manovra, dai contenuti della manovra economica, comunque hanno già annunciato una forte opposizione, insomma, ma non è che cambi così tanto, non si va verso una sorta di democratura, come si usa dire? No, non cambia così tanto, cioè resti una repubblica parlamentare, sposti un po' più l'asse sul Presidente del Consiglio, che però, ripeto, non diventa primo ministro, quindi non è un sistema alla francese o all'americana in cui investi ancora di più una persona, ma cerchi di dare un po' più potere al Presidente del Consiglio e di tenere un po' più fisso il binario fra quello che è il voto elettorale e il colore del possibile governo. Quindi è una riforma temperata, potremmo dire, in questo senso. Quello che è importante però è di discuterne con le opposizioni, perché fare cambiare la Costituzione soltanto con una parte politica non è mai stata cosa buona. Ultima e la lascio andare, perché si paventano le possibili dimissioni del Presidente Mattarella, secondo lei? Non sono assolutamente correlate a questo, cioè, se ci possono essere delle dimissioni vanno al di là di questa riforma, per 2 ragioni. La prima, questa riforma non potrà mai entrare in vigore prima del 2025-26, perché comunque servono almeno 2 anni di esame parlamentare più l'eventuale referendum. E poi comunque non tocca i poteri del Quirinale, cioè li sfiora, ma non è che li cambia. Il Quirinale continua a nominare i ministri, continua a sciogliere le camere, continua a scegliere il Presidente del Consiglio dopo il primo giro, potremmo dire. Ecco allora che non vedo nessuna correlazione. Professor Celotto, grazie e buon lavoro. Sempre un piacere.